sull'Etna esiste un sistema di allerta precoce che ha due gambe, una INGV e una protezione civile. L'INGV ha un monitoraggio puntuale del vulcano e quando alcuni parametri salgono, come è successo ieri pomeriggio, si passa da fase di attenzione F0 a fase F1. Appena si passa in fase di F1, la protezione civile regionale emette un avviso, anche con messaggi rapidi, a tutte le componenti di protezione civile sull'Etna, in particolare quindi ai sindaci delle quote sommitali Nicolosi di Lingua Glossa, alla Funivi dell'Etna, alle guide dell'Etna, al soccorso alpino, alla Guardia di Finanza, alla Forestale e a tutti, perché attivano le procedure in piena di emergenza. Ad esempio, se ci sono dei turisti sulle quote sommitali, questi vengono fatti immediatamente ridiscendere. E dopo diverse ore il segnale è rientrato da F1 INGV è passato a F0, quindi c'è stata anche l'allerta di protezione civile.